non ho un PowerPoint, quindi questa immagine rimane fissa per tutto il periodo. Forse qualcuno l'ha già vista, è la fila alla cima dell'Everest, scattata credo a maggio di quest'anno, nell'arco di una, nel momento in cui in quella settimana ci sono stati credo 10-15 morti per la salita dell'Everest. Intanto vi ringrazio per l'invito, perché per me è una sfida. Avendo un uditorio, diciamo, di questa qualità, spero di suscitare qualche, di fornire qualche spunto di riflessione. Dico subito che parlerò molto poco di ambiente, ne ha parlato molto di più il video che abbiamo visto, perché penso sia in questa fase molto più importante ragionare su alcune motivazioni, su alcune ragioni che ci obbligano oggi tutti quanti ad essere un po' ambientalisti, lo diceva anche Chiara riferendosi alla sua attività, che alla fine oggi sulla questione dell'ambiente ci dobbiamo misurare tutti quanti. Il titolo Oltre i confini è un tema per me particolarmente interessante, intrigante in questa fase, perché mi sembra un concetto molto di attualità e anche molto controverso, e che nelle questioni ambientali è in continua evoluzione. Nelle questioni ambientali il tema dei confini oggi acquista un valore, un significato che ci può aiutare a trovare una nuova serenità, se mi passate questo termine, e una nuova consapevolezza. Sono molto consciente che questi sono due termini che vanno molto controcorrente rispetto a quello che sta avvenendo non solo nel nostro paese. Noi abbiamo vissuto gli ultimi 30 anni del secolo breve, del Novecento, segnati, diciamo, da una tensione che era morale, sociale, culturale e anche politica, che portava al superamento dei confini. La nostra generazione, non solo la mia, ma anche quelle seguenti, sono figlie di questa cultura del superamento del confine, che è andata da l'esplosione emancipatoria del 68 fino all'altrettanto importante esplosione della globalizzazione degli anni 80. E un superamento dei confini che a me sembra in quegli anni fosse una garanzia di libertà nella convinzione che dopo le dittature del secolo breve la libertà è la precondizione per la felicità, esattamente al rovescio di quanto ci dice Dostoevskij, il grande inquisitore nei Fratelli Karamazov, che quando dice la libertà impedisce la felicità. In realtà in quei 30 anni che abbiamo alle spalle, questo binomio libertà-felicità è stato un binomio in cui abbiamo creduto, ma non dico soggettivamente, mi sembra come società che di questo binomio ha fatto un punto di riferimento, e trovando anche ricadute di organizzazione istituzionale e del sociale, basta che pensiamo al welfare dell'Europa, che forse è la punta più alta civiltà raggiunta da questo secolo e non a caso oggi in declino. Una felicità che ovviamente non è banale, non è semplice, ma che si basa soprattutto in un'altra convinzione di quegli anni, che è quella della
possibilità di crescere nella consapevolezza, consapevolezza di quello che ci succede intorno. Io non dimentico mai, quando ragiono di questa nostra società, che gli anni 70 sono gli anni, se qualcuno se lo ricorda, della grande conquista delle 150 ore. Sembra una banalità, ma noi abbiamo avuto un'epoca in cui gli operai hanno scioperato per ottenere il diritto alle 150 ore. Detto oggi sembra, forse un errore della storia. Eppure in quell'epoca, diciamo, la sequenza era maggiore libertà, maggiore consapevolezza per riuscire ad ottenere una maggior realizzazione di sé, un sé che però, proprio per il percorso che aveva, è sempre stato un sé anche individuale e anche collettivo. Oggi, in questa tensione, diciamo, in cui si è cercato di tenere insieme questi elementi, dobbiamo dire con molta franchezza che qualcosa si è inceppato, per usare un eufemismo. Oggi c'è una tendenza forte a ripristinare, a ricreare vecchi confini o a crearne di nuovi, come se questa fosse la risposta giusta, quella di creare confini al male di vivere, per dirla con montata, che sta colpendo la nostra società. Si stanno rinforzando e riducendo i confini della democrazia. La figura di Putin di ieri, non c'è solo Putin, non c'è Trump, c'è Erdogan, c'è Salvini, sono tante figure di questo tipo. Ci sono il superamento o l'annullamento dei confini della dignità del discorso pubblico, che è un altro elemento che non è soltanto le fake news, ma è il trasformare, grazie ai social media, la chiacchiera da bar, una volta era quella del lunedì mattina in cui si discuteva dei risultati delle partite, nella verità, nel senso interpretativo di ciò che ci succede intorno. E ancora più importanti sono il superamento di confini che sta avvenendo nel web attraverso il potere delle nuove sette sorelle. Nell'epoca di cui parlavo prima, le sette sorelle erano le sette imprese del petrolio. Oggi, sulle prime otto grandi imprese nazionali, sette sono imprese della tecnologia della comunicazione: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alibaba, eccetera. E poi ovviamente, come si accennava prima, sono il tentativo di risolvere con i muri sul mare, che già di per sé è una sfida impossibile, diciamo, di risolvere problemi di altro genere. E direi soprattutto, se io dovessi andare a cercare, diciamo, un punto di condensazione di questi processi, credo che dobbiamo pensare che sia l'esplosione delle disuguaglianze che c'è stata in questi anni, che ha colpito non soltanto i cosiddetti paesi sviluppati, quelli in via di sviluppo, ma soprattutto ha colpito dentro i paesi sviluppati. L'esplosione della povertà assoluta, della povertà relativa, è un fenomeno dell'Europa italiana, non è un fenomeno soltanto di paesi stranieri, perché questo aumento delle disuguaglianze si è trasformato in costruzioni di confini all'interno della società. L'ascensore sociale, quello che ha consentito negli anni 70 e 80 una grande mobilità, i figli di operai che sono diventati laureati, si è bloccato completamente. Oggi viviamo in compartimenti stagni, con una nuova corporativizzazione, se mi passate il termine, della società. Si è ridotto l'accesso ai diritti della cittadinanza. Il suffragio universale ormai non esiste più. Noi viviamo in tutto l'Occidente, in un mondo in cui il 10-15% delle persone che vivono in un paese non ha più diritto di voto. E quindi sono i reietti della società, come esisteva prima della conquista del suffragio universale.
non c'è la libertà di muoversi, si parlava prima dell'immigrazione, no? Non perdo tempo per ulteriormente motivare questo elemento. Ma ci sono anche altre forme di disuguaglianza molto pesanti, che non hanno a che fare, per esempio, non hanno a che fare con il reddito, che sono disuguaglianze di riconoscimento. Cioè tutta una fascia di territorio, per esempio il nostro paese, che è quello delle cosiddette aree interne, aree fragili, delle aree montane, in cui non c'è tanta differenza di reddito tra le persone che vivono in quel territorio e le persone che vivono in città, ma c'è una grande differenza nell'accesso ai servizi e nel riconoscimento della propria dignità di persone appartenenti alla modernità, come se fossero, come se esistessero cittadini di serie A e cittadini di serie B per l'accesso ai diritti, ma anche per il diritto di sentirsi protagonisti della modernità, per non parlare poi ovviamente delle disuguaglianze di genere, delle disuguaglianze tra generazioni, di cui abbiamo segnali costanti. Ecco, in questa situazione a me sembra che alla radice di questo odierno male di vivere, se vogliamo chiamarlo così, in questa spasmodica corsa al ripristino di muri e confini, ci sia il fatto che viviamo in una fase di rapido e radicale cambiamento, veloce cambiamento, in cui è difficile immaginare il futuro. Mi veniva in mente in questi giorni, ragionando su questo intervento, che il sottotitolo che forse avrei dovuto mettere fin dall'inizio al titolo Oltre Confine, ovvero fare i conti con la crisi del futuro e di futuro, che sono due, quell'articolo, diciamo, non è indifferente nel comprendere e nel parlare di significati complementari. Per dire in altro modo, oggi si è esaurita la speranza delle magnifiche sorti progressive di cui parlava Giacomo Leopardi, quando il confine del colle, no? Il sempre caro mi fu questo erno colle, era l'ostacolo che però permetteva di immaginare interminabili spazi e sovrumani silenzi. Lì il confine, lì fisico, era ciò che stimolava in questa conquista del progresso, ma anche in un'idea di progresso continuo, a avanzare nella sfera sia della conoscenza che della emancipazione umana. Oggi invece questa speranza di futuro è scomparsa. Oggi il futuro produce sostanzialmente insicurezza. E paradossalmente i confini tornano invece a produrre sicurezza, tornano a dare conforto, perché ci consentono in alcuni casi di chiuderci dentro un orticello, ed è il locale che ci rassicura rispetto al globale. E come ci ricorda sociologo Ilvo Diamanti, le frontiere e i confini servono anche sul piano cognitivo. Siamo orfani dei muri che per decenni hanno marcato il nostro mondo e che pure al tempo stesso gli davano senso, oltre che rappresentazione. Ecco, la caduta dei confini, o di questi confini, di questo approccio ai confini, che ho cercato di accennare, di dire, ha creato e sta creando, da una parte, appannamento, non mi viene un termine migliore, diciamo, per spiegare quello che succede nell'opinione pubblica, ma sta anche creando ansia e addirittura in alcuni casi angoscia. Allora, il tema è cosa fare per tornare a immaginare il futuro. Per questioni evidentemente anagrafiche, a me sembra che immaginare il futuro si coincida con la voglia di vivere, e che questo sia in qualche modo, se mi consentite questa annotazione, anche il principale problema della vecchiaia, il grande tema con cui chi invece deve fare i conti, questa, che non ha più questa spinta a immaginare il futuro, e immaginare il futuro si trascina appresso la voglia di vivere. E allora si torna indietro, quindi si rivendicano i vecchi confini, come sta facendo la
parte politica reazionaria nel mondo, non solo in Italia. E quindi il tema è se c'è un'altra via di uscita per immaginare il futuro. Per capire, per me almeno, fino in fondo, il peso di questa questione che sto cercando di porre, secondo me vale la pena fare un ulteriore passo indietro, ricordarci che la nostra società, la società capitalistica, industrializzata, contemporanea, si è costituita intorno a due capisaldi che hanno nel confine l'essenza principale. Il primo, sul piano cognitivo, il confine cartesiano tra la res cogitans e la res extensa, tra mente e corpo, in cui c'è una mente che domina e un corpo che subisce, c'è una materia che dirige e una materia inerte che subisce, in una visione molto semplificata della realtà e della complessità della persona umana, e dall'altra, in parallelo, quasi negli stessi anni, il grande processo dell'enclosure inglesi, le cosiddette recinzioni, che hanno costituito la premessa dello sviluppo capitalistico. Questi due sono due confini che nella loro differenza e lontananza epistemologica, mi viene da dire, si portano appresso però una concatenazione che ha contraddistinto tutto il mondo contemporaneo. Perché il mondo contemporaneo si è costruito partendo da un modello, che è quello meccanicistico, e quindi il modello è la macchina, e nel corso degli anni del Novecento, sul piano filosofico e scientifico, il grande passaggio fatto, che poi ha portato anche a trasformazioni di tipo sociale, è il tentativo di passare dal macchinismo alla materia vivente, dalla dimensione lineare, dal tempo lineare e del progresso infinito, a acquisire invece la dimensione circolare della natura, che non è solo l'economia circolare, dall'idea che la realtà è comprensibile solo se la riduco ai suoi elementi semplici, quindi la grande illusione dell'atomo, per dire in modo molto banale, al fatto che invece la conoscenza ha bisogno di confrontarsi con altro, con la retroazione, con la ciclicità, con il caso, con l'aleatorietà su cui spesso interveniva Marcello Cini, un grande fisico del Novecento, ma anche un grande ambientalista. Insomma, il passaggio dalla materia inerte alla materia vivente come modello di riferimento è un passaggio epocale per quanto riguarda anche il rapporto, per esempio, tra le discipline. Siamo passati, devo dire che la scuola italiana c'è ancora difficoltà a fare questo passaggio, ma da compartimenti stagni a una visione necessariamente, inevitabilmente interdisciplinare. Ma questo ha significato anche, per esempio, il superamento di altri confini sociali. Noi negli anni 70 la distinzione tra fabbrica e territorio era netta. Esisteva la salute in fabbrica, esisteva la salute del territorio, erano due ambiti completamente separati. Esisteva il mondo del lavoro, il mondo dell'abitazione e della vita quotidiana. Ma per dirla in modo ancora più provocatorio, perfino i confini tra pace e guerra oggi sono saltati. Non è un caso che Papa Francesco ha parlato di terza guerra mondiale a pezzi, perché non c'è più, noi stiamo vivendo una terza guerra mondiale, ma non ci sono le dichiarazioni di guerra, non ci sono i confini da conquistare, ma c'è uno stato permanente, strisciante, liquido, direbbe Bauman, anche della guerra, che va a toccare, esplode ogni tanto, poi diciamo come l'acqua diventa carsica per riemergere da qualche altra parte. Se io dovessi sintetizzare in uno slogan questo processo poliedrico di confronto e superamento dei confini in cui la nostra società è immersa, non mi viene altro che da parafrasare il famoso aforisma di Hegel, dicendo che tutto ciò che è locale è globale, tutto ciò che è globale è locale. Ed è questa una grande
scommessa, una grande sfida esistenziale, perché in realtà è complicato vivere contemporaneamente la doppia dimensione del globale e del locale, anche se ci sono fenomeni che ci obbligano, come per esempio i cambiamenti climatici, a confrontarci continuamente con una dimensione di questo tipo, ma le questioni ambientali, i cambiamenti climatici, diciamo, tutti i servizi epistemologici, questo momento sono particolarmente significativi, perché hai bisogno di una visione d'insieme, lungimirante, di prospettiva, ma hai anche bisogno di cambiare immediatamente gli stili di vita. Hai bisogno di ridurre le emissioni di CO2 generali, ma hai anche bisogno di utilizzare di meno l'automobile sotto casa. Questi due estremi non sono semplicemente distanti tra di loro, ma sono due facce della stessa medaglia, di uno stesso binomio. E la grande questione per cui a me sembra che, come dire, la trasformazione dell'aforismo di Hegel sia significativa è che noi viviamo continuamente in una dimensione di qui e altrove, per colpa degli smartphone. Noi continuamente, forse qualcuno se lo ricorda, all'inizio chi parlava al cellulare, allora erano i cellulari, era esattamente la stessa figura del pazzo di paese che parlava ad alta voce da solo. Non c'era nessuna differenza se non uno strumentino che stava all'orecchio, ma da tutti i vista, diciamo, comportamentale era la stessa dimensione. Oggi ci troviamo di fronte attraverso lo smartphone, a stare contemporaneamente in due posti separati. Io in realtà non credo che la persona umana sia in grado di stare contemporaneamente in due posti, e penso che quindi questo significhi in realtà che sta sempre in un altrove, mai in un presente, e questo è un altro grande problema con cui dobbiamo confrontarci. E qui sta anche l'immagine che vi ho sottoposto fin dall'inizio, questa immagine dell'Everest, perché se in fondo ci fosse la cassa del supermercato sarebbe esattamente la stessa cosa. Cioè noi non siamo più in grado, anche in cima all'Everest, a 8848 metri, di distinguere e di porre il confine tra l'Everest e il supermercato, da, diciamo, da appassionato di montagna. Mi colpisce particolarmente. Aggiungo, e questo forse dà il senso di quanto ho cercato di dire finora, che l'ambientalismo italiano nasce dalla rottura di un confine. L'ambientalismo italiano nasce, e la Lega Ambiente in particolare, dopo il 1977, l'incidente dell'Ichimesa di Seveso e la famosa invasione della diossina a Seveso, che poi ha provocato anche la direttiva europea sui grandi incidenti industriali, ed è lì stata la prima volta in cui, come dire, formalmente e ufficialmente la società contemporanea si è posta di fronte al fatto che il tema della salute non era un tema separabile a compartimenti stagni, ma era unico e teneva insieme fabbrica e territorio. E quelli sono anche gli anni in cui il femminismo rompeva altri muri. Basaglia rompeva i muri del manicomio. Sono anni in cui i confini venivano continuamente rimessi in discussione e superati. E non è un caso che in ecologia i sistemi ecologici più resistenti sono gli ecotomi, cioè sono le aree di confine tra un ecosistema e l'altro, sono quelle più resilienti, quelle più capaci di adattarsi, quelle che meglio rispondono allo stress. Più il sistema ecologico è semplificato, più è fragile, esattamente il contrario di quello che ci diceva la fisica meccanicistica. Più è complesso, quindi più ha soggetti, elementi, biotici e abiotici diversi, più è resistente e resiliente. E in questo rapporto uomo-ambiente, di cui io, diciamo, un po' mi sono occupato nella mia vita, dobbiamo dire che non è soltanto una dimensione etica o valoriale, perché ho cercato con brevi accenni di far capire che c'è una dimensione scientifica, c'è una dimensione sociale, una dimensione esistenziale, c'è una dimensione di immaginario. Superare il confine mente-corpo diventa oggi una condizione sine qua non
e va sostituito con un'altra immagine più triangolare, che è quella del rapporto natura io contesto, in cui il contesto è in parte sostanzialmente la costruzione antropica, dove non c'è più un soggetto che agisce e una materia inerte che subisce, ma c'è una reciprocità. Perché questo? Perché in realtà quel meccanismo, quella relazione bipolare è alla base del tentativo di dominio sulla natura che ha segnato il grande progresso tecnologico che abbiamo avuto in questi anni, ma contemporaneamente anche il grande dramma su cui siamo. Cioè, l'ex presidente dell'Uruguay, Pepe Mujica, forse qualcuno ricorderà, che si diceva quello che alcuni chiamano crisi ecologica del pianeta è una conseguenza dell'immenso trionfo dell'ambizione umana. È il nostro trionfo, ma anche la nostra sconfitta. Ecco, il dominio della natura ci ha dato questa grande spinta iniziale, ma oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Va anche ricordato che questo dominio sulla natura è un passo in più rispetto al mito di Prometeo, su cui è nata la società, la civiltà greca del fuoco donato agli uomini, perché quello era un modo per addomesticare la natura, non per dominarla. Il fuoco serviva a vivere, a costruire una più utile, più benevola convivenza tra l'uomo e la natura. E forse anche qui non è un caso che, sempre nell'enciclica Laudato Si, Papa Francesco, volendo fondare i principi di un'ecologia integrale, si scaglia contro l'antropocentrismo dispotico, fatto dalla Chiesa Cattolica, dall'interno della Chiesa Cattolica, non è così secondario. E parla di uomo amministratore, in questo caso ovviamente l'amministratore, nel senso non l'amministratore di condominio, che ha ben altri riferimenti epistemologici. Allora, un uomo capace di muoversi nel triangolo natura, io, contesto, ha bisogno di culturalmente di vivere relazioni, di concepire le relazioni di reciprocità. Le relazioni di reciprocità sono esattamente l'opposto delle semplificazioni che oggi ci sentiamo raccontare. C'è poi un'altra riflessione che viene dalla cultura ambientalista, che secondo me è interessante, di cui parla Antonio Fanciullo nel suo ultimo libro Ecologia del desiderio. E lui fa un'osservazione che mi ha colpito, che dice: la pulsione ad addomesticare il pianeta, la natura, e a dominare, quindi a dominarlo, e la coscienza moderna del rispetto degli ecosistemi, in realtà sono due facce dello stesso desiderio, ed è il desiderio di migliori condizioni per la sopravvivenza. Ecco, io penso che in questo ci sia la chiave per uscirne fuori da questa dimensione. La conoscenza e la consapevolezza degli ecosistemi ci possano aiutare a trovare un nuovo equilibrio tra il vincolo e la libertà, a capire che né il superamento futuro di ogni limite, come in parte era nella cultura del secolo breve, né il ripristino dei confini della società della macchina, quindi il tornare indietro, come oggi si sta cercando di fare, e di utilizzare quel modello come modello epistemologico ed esistenziale, in realtà ci consentono di costruire un nuovo equilibrio. Io penso che tutto il valore d'uso dell'ambientalismo stia qui, sia nell'aver colto dentro la questione del futuro la necessità per le persone, per le società, di ripensare i loro rapporti in una dimensione triangolare, come cercavo di dire. Ed è, se ci pensiamo bene, questo quanto ci hanno detto anche i giovani degli scioperi del venerdì sul clima, il movimento Fridays for Future, che sono scesi in piazza per conquistare un po' di speranza, e questa si è identificata nella possibilità di avere un futuro. E il futuro è diventato una categoria politica del presente, non era come nel Novecento, o dell'Ottocento le magnifiche sorti progressive, o nel Novecento la conquista del potere, della, la, la,
dittatura del proletariato o le altre orizzonti che si avevano avanti. Oggi il futuro per questa categoria di persone che sono vittime di una disuguaglianza generazionale è l'oggi. Infatti la parola che più usata in questi movimenti è subito, e non semplicemente, anche se gli effetti devastanti del clima avverranno fra 20 anni, ma se noi non iniziamo ieri, noi questi effetti devastanti non riusciremo a controllarli. E questa tensione tra presente e futuro, tra nel triangolo che dicevo prima, la troviamo anche in un fenomeno nuovo che ho chiamato di egoismo altruistico. Noi ci troviamo in una società italiana che è molto ricca di esempi di impegno civico. Impegno civico, siamo pieni di comitati. Guardate, Roma, da questo punto di vista, paradossalmente è piena di rifiuti, ma è piena anche di soggetti, comitati, che gestiscono pezzi, spazi, che fanno iniziative sul territorio. E questi sono animati da una forma del tutto nuova che non c'era prima, secondo me. Io ho chiamato egoismo altruistico, diciamo, uno stimolo abbastanza brutto, ma che è molto vero. Nel senso che in realtà la motivazione per cui oggi le persone si mettono in movimento è una motivazione di tipo egoistico. Però contemporaneamente, in reazione, egoistico perché lo fanno per se stessi, per stare più soddisfatti, per essere più contenti di sé, perché dopo 8 ore di lavoro massacrante magari fanno 2 ore di volontariato e si sentono più soddisfatti come persone. Però contemporaneamente c'è una nuova consapevolezza, al contrario di quello che avveniva negli anni 90 con l'esplosione dell'individualismo, che da soli non si può, e che quindi quell'impegno ha senso se si unisce all'impegno di altri, in questo senso altruistico. Ecco, dicevo, io sempre ragionando su questa relazione, leggevo questa frase: ci si può chiedere come mai, in mezzo a tanti sommovimenti, guerre intestine, cospirazioni, crimini e follie, ci siano così tanti uomini che hanno coltivato le arti utili e le arti piacevoli in Italia. Questo lo diceva Voltaire nel 700. E questa frase mi sembrava utile porla alla fine del ragionamento, perché non c'è un esito predeterminato, non c'è un'unica soluzione. Noi sappiamo che oggi, diciamo, investire nella comprensione delle questioni ambientali e dell'orizzonte che le questioni ambientali ci obbligano ad assumere ci aiuta a capire come risolvere anche i problemi sociali, i problemi relazionali e come costruire relazioni di reciprocità che non escludono più il futuro dall'orizzonte di vita. E chiedo davvero con un'ultima citazione, che è anche un po' un onore in onore del continente africano, di Thomas Sankara, che è stato il presidente del Burkina Faso, morto nel 1987, e che veniva chiamato il Che Guevara dell'Africa, che ci dice: per ottenere un cambiamento radicale bisogna avere il coraggio di inventare l'avvenire, e noi dobbiamo osare inventare l'avvenire.